Ciao, ciao Nadia. Ciao Ale, tutto bene? Scusami, si vede, scusami, che è il quadro, l'arte. L'arte, ok. Allora, come stai? Molto bene, grazie, Ecco, molto bene. io ti ho dopo credo una lunghissima chiacchierata che avete avuto con Antortona Buona, ma Sì? insomma, Ah, ma di chiacchierata. contenuti ne abbiamo, guardi. Sì, no, ma non ho dubbi e non ho assolutamente problemi più per la tua voce che avrà parlato 2 ore, adesso mi deve rifare una bella chiacchierata. Certo, più che volentieri, più che volentieri. Allora, diciamo, io voglio un'introduzione fatta da te, molto schematica, ma schematica nel senso di andare a toccare le tappe che tu ritieni fondamentali per raccontare chi è Alessandro e che cos'è Osteria Bibis. Che cos'è, diciamo, fino ad ora, perché poi quello che succede da adesso in poi sicuramente c'è qualche modifica. Diciamo, prima del patatrac, come lo chiamo io, Certo, che cos'è cosa stata? eravate, ecco, che cosa avete voluto, e ti parlo al plurale perché sei con tuo fratello, ma... Anzi, fra un poco verrà, anzi lo Ah, ok, si invitiamo unisce a anche noi così. Lo benissimo, benissimo. invitiamo qua con noi. E niente, sì, allora, Alessandro Bidi, chi è? Alessandro Bidi è prima di tutto eccolo qua. Ciao, Ciao, ciao ne Filippo. sai? Eccoci qui, benissimo. Io bene, bene. So che voi siete iperattivi, ben venga, adesso chiacchieriamo Sì, no, è chiaramente. vero. Fin troppo, frenaci se non siamo troppo, No, mi raccomando. no, no, io avete scelto proprio la persona sbagliata, per frenare. No, noi abbiamo un trascorso di storia, ovviamente come tanti ragazzi italiani, sulla cucina, su quello che è il mangiare bene, le grandi cene a casa, quindi la passione verso l'enogastronomia rapportata proprio in casa, no? E questa cosa aumenta sempre di più fino poi all'esplosione della vera e propria passione nello studio di questa. Io come cuoco, mio fratello invece In come sala. cameriere. E veniamo da Tortona, nasciamo a Tortona, abbiamo un trascorso a Milano, ci trasferiamo a Venezia, dopodiché incomincio a volere provare esperienze all'estero, quindi all'Asia, prima di tutto, quindi il Vietnam. E poi Tokyo, in Giappone, da Luca Fantine. Mi innamoro fin da subito dell'alta ristorazione, perciò di quello che chiamiamo fine dining, ok? Che poi ormai, una volta noi, oltre alla stella Michelin, c'erano anche in realtà di fine dining che non avevano una stella fuori dalle porte, insomma, no? C'erano tantissimi È posti che vero. facevano alta ristorazione, semplicemente, non so, mi ricordo le cucine degli alberghi, no? Che erano quelle magari più avvezze all'alta ristorazione, a prodotti di altissima qualità. Quindi mi innamoro di questo mondo, per poi toccare anche quelle cose un po' più raw, no? Un po' più agricole se vogliamo. Quindi le osterie, le trattorie, le gestioni familiari, no? Quindi ho questo Certo. proprio fascino di quelle persone che coprivano non più solamente la figura dello chef executive, ma proprio che si impegnavano a 360 gradi. Dall'aspetto di accoglienza al conto finale, nel fargli vivere un momento di famiglia all'interno dei loro locali. Per questo abbiamo voluto poi noi, seppur facendo anche dei tratti di fine dining all'Osteria Bibis, chiamarla osteria, perché comunque noi siamo sempre rimasti molto innamorati della figura dell'oste, no? Quindi di quello che rappresentava tutta la ristorazione dall'inizio alla fine, ok? Quindi ci rappresentava di più. Questa cosa qua all'Osteria Billis siamo partiti, ha avuto un'evoluzione pazzesca. Io ero a Tokyo, ho chiamato mio fratello da Fantine a Ghizza, al Bulgari Restaurant. Ho chiamato mio fratello perché sentivo il bisogno di voler riapprocciare una seconda volta la ristorazione imprenditoriale. Noi nel 2000, a 20 anni, abbiamo aperto il nostro primo locale a Padova, si chiamava Boscia Billy Bistro. Okay, era un po' la nascita dei primi bistrò all'epoca, no? Che adesso sono quasi un cliché se vogliamo, no? Certo. Allora abbiamo voluto buttarci in questa nostra prima esperienza imprenditoriale che è stato un successo a Padova, è durata 5 anni, dopodiché come tutti i successi, un po' come, insomma a 20 anni eravamo nel boom di passione e a 25 anni abbiamo deciso che sentivamo che ci mancava ancora qualcosa a livello esperienziale, no? Nostro personale, per questo poi le uscite all'estero. A Tokyo ho chiamato Filippo, ho detto Filippo io
tu sei pronto a ricominciare una nuova avventura in Italia, a Tortona, il nostro paese d'origine? E Filippo mi disse, guarda Ale, io no, tu, io nemmeno, perciò ho detto, perfetto, vuol dire che siamo pronti ad aprire, no? Perché non sei mai pronto per qualcosa di così impegnativo. E quindi abbiamo incominciato questo nostro percorso allo Striatibis, che è stato tra le cose interessantissimo, perché noi abbiamo avuto un'evoluzione nel locale pazzesca. Cioè abbiamo incominciato come osteria, perciò come primo approccio in un paese di provincia, no? Una realtà provinciale, dovevamo toccare il piano, nel senso, non è che potevamo aprire. Il mio nonno mi ha sempre insegnato una cosa: è più facile fare successo in una caffetteria piuttosto che in un grande ristorante. Perché questo? Perché tu quando entri in una caffetteria e in fondo trovi un piccolo tavolino dove ti servono una cena, sei incuriosito, quindi entri con delle aspettative bassissime, no? Invece se tu hai un grande ristorante, pomposo, pompeiano, entri già con delle aspettative altissime, perciò già entri con questa cosa qua di giudicare. Invece in una caffetteria non ti aspetti qualcosa di grande. Ecco, noi abbiamo voluto... Esatto, abbiamo voluto proprio colpire su questa cosa qua, in senso positivo e con questa onestà, in senso perché il nostro trascorso ce lo chiamava. E quindi con Filippo è rappresentante di sala, abbiamo voluto incominciare questo trascorso. Noi partiamo quindi con i piedi molto bassi per terra e poi vediamo che la clientela ci ha apprezzato fin da subito, quindi questa cosa è cresciuta talmente velocemente che il locale si è trasformato 5-6 volte. Se chi è venuto qui dalla prima, chi è venuto all'Osteria Pilis la prima volta e viene adesso, troverà 5 locali cambiati, cioè una cosa pazzesca, dei fiumi in piena. Quindi noi siamo proprio quella rappresentanza di persone, di imprenditori che ci piace evolverci, no? E ci piace evolverci col tempo, in senso, quindi maturare, no? Perché non si finirà mai. Io spero che 80 anni per la stessa energia, ma non, vedendo un po' la mia famiglia, credo che quella sarà la fine, no? Sarà proprio sarà così. Quindi di conseguenza oggi siamo una cosa, domani lo saremo un'altra, infatti poi abbiamo un casino di progetti in questo periodo qua, e quindi quando si è presentato questo problema anche del corona, poi via, IVA, cioè in senso abbiamo un pretesto per fare mille cose, ecco. Ecco, l'esempio effettivo di quanto effettivamente la crisi sia poi portatrice di opportunità. E ecco, opportunità che voi avete visto nel delivery, in altre situazioni. Partiamo da alcuni punti fermi di quello che avete e state realizzando in questo periodo. Certo, allora noi innanzitutto come prima reazione abbiamo avuto quella di puntare tutto sul delivery. Ok, abbiamo reagito il prima possibile e abbiamo voluto strutturare su tantissimi dettagli, no, di quello che comprendeva il delivery. Quindi prima cosa, come dicevamo oggi, quanto riguarda l'ecosostenibilità, ok? Perché abbiamo notato che un po' si stava perdendo, perché ovviamente l'attenzione mediatica era tutta rivolta verso questa piaga sociale economica, su quello che invece era poi la plastica, su tutti quegli argomenti che comunque stavano avanzando in maniera anche abbastanza sentita, no? Nella comunità, certo, mondiale. Quindi noi comunque siamo rimasti sempre con quel tipo di attenzione anche oggi, anche più di prima. E ci teniamo a dirlo questo e farlo tutti i giorni. E poi abbiamo scoperto anche un mondo dietro al takeaway affascinantissimo, fatto di carte riciclate, piccole chicche e il pacchetto particolare con la sfumatura di craft piuttosto che la sfumatura rosa. Perciò cioè, si è aperto un mondo creativo enorme. Per questo che noi diciamo a tutti i nostri colleghi di non abbattersi davanti a questo momento qua, anzi coglierlo a proprio favore e di crearsi un'identità, perché è talmente vasto, dai colori al tipo di forma che tu puoi dare, che puoi crearti proprio un abito su misura, perché è proprio un abito il takeaway se tu ci pensi, no? Cioè dal sacchetto scelto può chiamarti una tua personalità. E quindi siamo andati proprio come prima cosa sul takeaway. Poi non potevamo appoggiarci, abbiamo capito fin da subito che noi non avremmo vissuto tutto l'anno con il takeaway, ma dovevamo svilupparci già pronti a pensare a cosa sarebbe diventata l'Osteria Pilis una volta che il governo ci riaprirà al mondo. Aspetta che vorrei intervenire anche a Filippo. No, che era takeaway, sì, è vero che la parte, mandarina che parlo di questa cosa, ma è vero che è tutto anche packaging, ma la parte più difficile, quella di
ci vorremmo concentrare era proprio su cosa portare a casa, cioè il contenuto, quindi la qualità della materia prima, perché una difficoltà che si ha con questo tipo di esperienza, questo tipo di servizio, qui io perché non servizio tutti gli effetti, è proprio far sì che arrivi il prodotto fresco a casa. Però mi spiego meglio, è un discorso appunto è cucinarlo nel ristorante, certo, piattare e servire al tavolo dopo 5 minuti, quindi abbiamo dovuto cambiare per vere e proprie ricette. Basta pensare alla demi-glace di vitello, adesso bisogna pensare, con la porta di ristorante hanno un certo tipo di densità, ok? Se tu lo lasci dentro alla scatola per mezz'ora, dentro la scatola del viaggio, quindi pacchettarlo, stai fermo, lo porti a casa, eccetera, si gelifica. Quindi certo, già la consistenza, la percezione risulta dal tuo piatto arrivato al capo. Quindi abbiamo dovuto cercare di capire come evolvere appunto i piatti stessi dentro le scatole. Ma secondo, vi faccio una domanda, perché certo, io vedo il mondo del delivery molto utile, soprattutto in questo periodo, ma non so se è più utile creare un'identità nuova, come hai detto tu, o prendere i piatti del vecchio menù e trasformarli in delivery. Secondo noi no. Noi abbiamo visto che abbiamo avuto uno studio pazzesco durato 20 giorni per quanto riguarda le ricette per i delivery. Okay, noi abbiamo capito proprio che esatto, bisogna creare nuove serie. Alcune per fortuna devo dire. Aspetta che ti abbiamo un po' perso un attimo. Okay. E quindi devo dire è bastato, come dicevo prima, modificare qualche salsa. Qualche cottura tenendolo indietro, e quindi siamo riusciti ad adattarlo. Quello che invece non si riusciva, abbiamo dovuto riconcepire dei piatti da zero. Anzi, a livello creativo è stato veramente pazzesco, perché abbiamo capito che si può fare alta ristorazione, e qua magari in tanti si stupiranno, si può fare anche alta ristorazione con il delivery. Questo si può fare, bisogna studiare tanto, bisogna mettersi là, cercare, perché tutto si può fare. I nostri piatti, noi alcune volte lo diciamo alle persone, puoi mangiarli sia freddi che caldi, dipende da te, e quindi tu devi partire da questo concetto, cambiare proprio il tuo mood mentale. L'altro giorno abbiamo servito a una persona il piccione, per dire, quindi il piccione al punto rosa, che è una cosa che uno dice, ma è impossibile far arrivare in delivery, invece l'abbiamo fatta, abbiamo sviluppato un letto stagionato, come fosse una presaola, abbiamo sviluppato il petto cotto, ovviamente in bassa temperatura, ma dopodiché lasciato raffreddare fuori, vabbè, insomma un processo comunque diverso. Proprio con la pasta fresca abbiamo noi cuciniamo, per dire, facciamo il tagliolino allo zafferano, lo cuciniamo, lo immergiamo subito in acqua, posso dirlo tanto, certo, in acqua fredda e ghiaccio, in maniera tale poi dopo di che da completarlo con la salsa e terminare la cottura in microonde per un minuto e mezzo. Basta fare delle prove, basta provare, ed è a temperatura di servizio e di consistenza perfetto. Esatto. Certo. Ecco. Quello che probabilmente nel delivery manca è proprio l'esperienza che uno vive al ristorante, ma sono due mondi completamente diversi. Completamente diversi. È anche difficile voler trasferire, e anche impossibile, credo che non sia nemmeno necessario farlo, voler trasferire per quello. E quindi è un mondo che terrete, è un vestito che terrete anche quando si tornerà probabilmente alla normalità della ristorazione? Allora, guarda, stanno cambiando talmente tante cose, velocemente le cose, che adesso possiamo dire di sì, in questo momento storico, in questo preciso momento. Sicuramente magari rimangeremo la parola, perché magari riaprendo avremo tanta affluenza, come noi crediamo, con la verità, da parte della nostra clientela, che non riusciremo neanche a coprire le cose del delivery. Non lo sappiamo, ad oggi comunque diciamo di sì, siamo intenzionati a mantenere. Ripeto, la cucina è una sola, come anche te la ben sai, è un ristorante, o copri il servizio, poi certo, assoltare certo, le cose, proprio a livello di gestione sicuramente sarà completamente differente, quindi adesso non sapremmo dire proprio come se lo terremo meno in futuro, ecco. Esatto. Voi avete aderito anche all'opzione, all'opportunità Dining Bond, avete lanciato questa cosa? No, noi per adesso non ancora. Per adesso okay, non ancora, stiamo vedendo in che maniera sviluppare, abbiamo messo sul tavolo molte idee, okay, una che preferiamo, la stiamo testando in questi giorni qua, ma non
voglio anticiparti niente in quello, perché siamo veramente in fase creativa assoluta e abbiamo trovato una strada un po' differente da tutti quanti, dico la verità, ma comunque la stiamo provando, perciò non vogliamo anticipare, perché siamo se possiamo dare delle alternative anche artistiche, di solito sono le strade che noi scegliamo. E a livello invece di sensazione di quello che sarà la nuova o la ristorazione, come verrà vissuta, mi riferisco probabilmente più a Filippo, perché quello che in realtà cambierà tanto è il rapporto con la sala, quindi che sensazione hai, che paure e che diciamo, allora, le paure che rimangono tali, una sono quelle appunto di non riuscire a trasmettere quello che abbiamo fatto fino a ieri, come riferimento, quindi quel calore umano che il servizio di sala possa anche dare al cliente, che dopodiché vengono completamente distrutte queste paure da un ripensare adesso a un servizio completamente differente, quindi ci concentreremo tantissimo sull'accoglienza, e quindi alla fine non è neanche male questo training è differente, quindi si concentra tutto dall'inizio, quindi all'approccio iniziale del cliente, nel spiegargli bene come è strutturata la cosa, come sarà svolta tutta la loro serata, quindi quasi differente da quello che facevamo prima, e insomma, e dopo praticamente abbiamo deciso di creare una sensazione in sala completamente diversa, non più a contatto solamente, noi saremo nascosti nella mascherina, no? In questo momento io potrei dire qualsiasi cosa, ma il labiale ovviamente ti trasmette qualcos'altro, no? Le labbra. Ok, in realtà questa cosa qua noi cercheremo di continuarla a fare, però aggiungendo anche il contorno, il contesto, con l'utilizzo di mezzi che sono la tipografia, il tipologia di carte che utilizzeremo, l'ambiente, noi dovremo trasmettere al nostro cliente le nostre passioni, il nostro cuore attraverso il contorno. D'altronde è qua il teatro insegna una maschera. A trasmettere un'emozione, guarda Pulcinella, guardate cosa vi faccio vedere io. Brava! Ma perché sei avanti, ma sei avanti, bellissimo. No, in realtà è nata questa cosa delle esigenze un pochino più serie, importante, deve leggere il labiale. Però io in sala ce la vedo, perché è vero che l'occhio può trasmettere tanto, ma a me è il sorriso manca, vero? E poi, no, io in realtà lo vedo come problematica nell'assaggio del vino. Filippo, come si fa a togliere la mascherina all'assaggio? Non l'assaggio più, dirai. Quello lo dobbiamo cambiare. Bisogna cambiare proprio approccio, purtroppo. Cosa ci vuoi fare? A un compromesso ci dobbiamo mettere a disposizione, non ci dobbiamo fare. Per quello, penso che sentire il profumo del tacco non penso sia un problema, basta girarsi un attimo. L'assaggio lo faremo di nascosto, dai. Di nascosto, no, cambiare tanto, oppure facciamo quello con la camicia inserita, ingegniamo. Creando nella mia testa, poi davvero qualcosa, però credo che la gente comunque sarà costretta ad adeguarsi in questo periodo, perciò avremo un altro tipo di quotidianità, che all'inizio sarà sicuramente più difficile, ma pian piano riusciremo a cambiarla, cioè nel senso, cioè riusciremo ad adattarci. E allora, vediamo invece, no, di qualche dice lo sfondo dei Billy è bellissimo, perché sì, no, due chiappe dietro la testa, non so cosa è meglio, ma Ne siamo un po' così. A livello di... Allora, ho sentito una bella notizia stamattina quando parlavate, o oggi pomeriggio, che inizierete a fare anche formazione, soprattutto legata ad un mondo particolare, e la cosa mi sta particolarmente a cuore. Raccontatemi questa insieme agli ambasciatori del GUS incominceremo ad andare faremo delle lezioni culinarie, ok, per adesso, a raccontare un po' la nostra esperienza, a raccontare delle ricette. Adesso anche lì domani ci incontreremo anche con Nana Padano, che sarà in collaborazione in queste lezioni qua, e andremo nelle scuole, in special modo in quelle scuole dove gli alunni sono ragazzi
con dei problemi familiari a casa, ok? Quindi okay. dei genitori. Quindi okay. per noi è una cosa, è un motivo in più nel andare avanti e nel credere nei giovani, no? Noi siamo molto avvezzi anche in osteria nel accogliere ragazzi giovanissimi e nel formarli fin da presto, da subito, no? Addirittura ancora, forse ancora prima di quel processo che hanno capito che la scuola alberghiera fa per loro piuttosto che per me. Perché tante volte hai tantissime scuole che ti insegnano una strada corretta, ma ne hai tantissime altre invece che ti portano poi a rimanere indeciso per tutta la vita. Noi crediamo che siamo molto educativi in questo lato qua, sia a livello comportamentale, della scuola francese, siamo molto educativi anche per quanto riguarda le tecniche basiche della cucina. Noi le utilizziamo tantissimo nel nostro ristorante, nell'osteria, e cerchiamo di insegnarle proprio in maniera accademica ai nostri ragazzi, quindi con compiti a casa, con studio. Noi ci teniamo tantissimo, addirittura li invitiamo nella cosa più banale a guardare anche le trasmissioni, no? Cioè Netflix insegna con Chef Table, cerchiamo di farli appassionare anche agli chef internazionali. Cioè ad oggi il giovane si distrae molto facilmente, no? Quello che bisogna creare è dargli una distrazione nel proprio nel mondo in cui poi andrà a lavorare, no? Quindi se tu gli dai una distrazione dello chef in cucina, diventa anche la sua passione, quindi non gli appieserà, visto che è un lavoro che sappiamo 14-15 ore al giorno, non gli appieserà a farlo, no? Quindi proprio lo educhiamo pian piano in ogni senso. Ok, ok. E un consiglio a questo punto che vi sentite, visto che avete questa forte vena formativa e arrivate certo. anche da grandi insegnamenti, un consiglio che vi sentite di dare sia ambito cucina che ambito sala, quindi due risposte differenti o simili, ai giovani che si approcciano a questo mondo. Giovani che magari adesso stanno frequentando l'alberghiero o che certo. soprattutto si trovano a vedere un certo. mondo confuso. Guarda, io con Gianluca, degli ambasciatori del gusto, l'altra volta glielo diceva, dobbiamo cambiare l'ottica, cioè i ragazzi devono cambiare l'ottica di approccio, cioè in senso, noi diciamo sempre meglio essere a coprire un a livello lavorativo a 360 gradi piuttosto che far solo quello. Tu devi essere in grado di non solamente fare i primi piatti, i secondi piatti, gli antipasti, ma cercare di controllare dai primi ai dessert, e non solo aggiungo io, ma anche saper far sala, anche saper fare contabilistica e anche saper fare l'uomo delle pulizie esterne di un locale. Solamente così avrai quel valore aggiunto in questa società di lavoro. Ma io dico invece di essere ragazzi, di essere veri soprattutto, e di non viaggiare sopra le nuvole nel senso negativo, ma di sogni sì, va bene, ma di stare coi piedi per terra e di non... di non snobbare questo lavoro, non snobbarlo, vero, che anzi ti metti per un anno, sei mesi a pulire le scale, lo potrai fare il resto della vita e sarà quello che ti porterà a grandi livelli e a grandi successi, secondo me, non dimenticarsi questo, ecco, perché sai, pensare tutti a di essere sempre il maître di un grande stellato, quindi da quando hai 18 anni, anche 16, ma anche 30, anche 40, non porta mai a nulla. Interscambio tra colleghi, cioè solamente se ti poni sempre allo stesso livello di tutti quanti e dei clienti stessi, che sono quelli che ci insegnano più di ogni altra cosa questo grandissimo mestiere che è quello di sala e quello di ristorante. Assolutamente. E la difficoltà a trovare gente preparata, e probabilmente mi rivolgo di più a Filippo perché credo che ormai ci sia un mondo di grandi di gente che vuole diventare grandi, ma la sala è un pochino più snobbata perché non si sa perché. Quindi c'è questa difficoltà, e dove vai a reperire e soprattutto cosa cerchi i ragazzi che ti porti a casa? La sala è la sala è snobbata sicuramente per il fatto che non è social adesso per i ragazzi, dico, cioè non puoi fotografare il lavoro nella sala, ecco, questo è il discorso, un piatto puoi fotografarlo, quindi è già difficile trasmettere questo. Sicuramente vediamo un attimino, non è facile trovare. Io punto a un master maker prossimamente in TV, perché quello molto bello, ma non ci parla. Io ti dico, secondo me arriverà il momento della sala,
che arriverà sempre cosa, bisogna incominciare. Il nostro non sempre che ci ha appassionato la sala, poi io l'ho scelto la cucina, no? E ti assicuro erano i periodi che la Michelin non sapeva neanche, c'era solamente la clericina, quando ho incominciato io, per dirti, quando parlavi di Michelin, la maggior parte delle persone non sapeva neanche che cos'era. E, però il nostro nonno all'epoca, bisogna incominciare, io dico sempre che bisogna educare i ragazzi dalle famiglie, da casa. Nel senso, noi al ristorante possiamo farvi tutto, no? Alcune volte, ma siete voi che dovete far imparare le persone. Sì, ma anche no. Nel senso, devono imparare prima di tutto nel loro contesto familiare. Bisogna portare i ragazzi fuori al ristorante e farli notare piccole cose. Mi ricordo infatti che il nostro nonno ci portava sempre, ogni volta mi chiamò, mi dice più di una volta, mi chiamava e dice, Filippo, oggi andiamo a mangiare questo grandissimo ristorante numero uno, eccetera. E altre volte mi chiamava, bene, oggi andiamo a mangiare male e andiamo a vedere un brutto servizio, Filippo. Mi senti? Ci senti? Sì, ti ho perso il nonno. Pronto? Ok. E andavamo un po' a mangiare a cena e ci diceva, bene, oggi andiamo a vedere un cattivo ristorante. Andiamo a vedere un cattivo servizio e quindi dai percepivi quello che un cameriere non doveva fare, quindi il servizio dell'acqua fatto male, tante altre piccole dettagli. Ciao Andrea, sei collegato a Andrea Ribaldone. Ciao Andrea! Grazie, certo. E quindi sì, e poi l'ascoltare, scusate, in questo caso Andrea Ribaldone, cioè nel senso avere sempre quell'occhio da bambini, se vogliamo, no? Sentire sempre i maestri. No, in Veneto si chiamavano i grandi maestri, no? Quindi quelle persone che ormai i master maestri, quelli che sanno sempre più di te, perché ce ne saranno sempre fino alla fine della tua vita, per stare sempre là con le orecchie aperte e ascoltare e vedere. Questo è importantissimo. E come meno diceva Filippo, proprio andare fuori, mangiare fuori serve. E i ragazzi devono andare a mangiare fuori perché deve crescere la loro cultura alimentare. Solo così sforneremo persone e anche camerieri, perché ti appassiona quando tu vai in un ristorante, grande, piccolo, quello che è, non importa, trovi dei grandi camerieri e là che devono appassionarsi, no? Devono vedere questa figura come punto di riferimento. Anch'io voglio diventare come lui. Ok, devo dire. Spesso il cameriere si abbatte un po' forse nella fase formativa, perché sai, anch'io so proprio come fare il cameriere da pizzeria fine settimana a Lido di Venezia. Quindi insomma, pensi che quella lì sia la fine della carriera, sia comunque maestro, invece hai sbagliato, c'è ben altro, c'è un mestiere vero e proprio, è un lavoro più che nobile. Non possiamo portare solamente ragazzi nelle pizzerie da piccoli, ma dobbiamo portarli anche nei ristoranti con grandi maestri, con grandi carriere. Solo così loro si appassioneranno a questo mestiere. Assolutamente, assolutamente, avete ragione e credo di essere sulla buona strada io, che con mio figlio lo piazzo in cucina, cioè 3 anni. Lo piace in cucina che lo porta a mangiare. Quindi adesso volevo farvi un cioè, ti detto, eccolo qua, questo è lui, non so se si vede, ma è sempre col mescolo in mano, quindi ecco, ve lo manderò. Molto bene. Ve lo manderò ancora cibo. Assolutamente. No, avete toccato proprio un argomento, e avete toccato anche un tema che mi sta tanto a cuore, il nonno. Di solito la nonna o il nonno che insegna sempre la più grande lezione agli chef italiani. Io certo. Mi ricordo un famoso chef giapponese che mi diceva, qui non bisogna intervistare i chef, bisogna andare a intervistare i nonni, perché qualsiasi cosa si chieda, quando lui dice io chiedo proprio a uno chef, dico da dove hai imparato, c'è mio nonno, mia nonna. E quindi, è vero. Assolutamente è una grande... Sembra male che la famiglia influisce tanto nel tuo percorso, insomma, di identità, di persona, di educativo. Per certo. Noi la cucina e il ristorante è un'educazione, cioè principalmente un'educazione che ti insegna, quindi in maniera normale, ecco, quindi tutto da sé. Certo, è vero. Allora, la mamma mai, dice qualcuno arrivando in casa. No, mai. Perché è la figlia del nonno, non è che i nonni vanno. C'è il salto generazionale. Esatto. Saltare una generazione. Allora, no, invece arriviamo invece a proposito della mamma, da una zona, un territorio che avete diciamo sposato e che sta crescendo tantissimo. Da un anno a questa parte Tortona, grazie anche all'attività che state facendo come ristoratori voi dei produttori, insieme anche a Beatrice Brollo, insieme ad Amsor Tortona Buona. Raccontateci un po'.
pochino di, e ve lo dico io che arrivo con tradizione che non c'entra, è quella zona un pochino più famosa di Alba che gioca la parte del leone, però ve lo dico che invece sto osservando una grande e bellissima crescita della zona di Tortona. Sì, noi guarda, appena atterrati qua a Tortona un po' abbiamo chiesto il permesso ai maestri, no, qua del territorio, e abbiamo visto un po', secondo il nostro, nostro parere ovviamente, no, che mancavano un po' le vetrine, no? C'erano grandissimi prodotti ma mancavano le vetrine per cui dove trasmetterli. Insomma, l'altro giorno sentivo Marti che diceva una frase, no? Un tessuto senza un senza un modello, no, modello, senza un ottimista rimane solamente un tessuto, no? Cioè, per quanto bello e prezioso possa rimanere, ma non diventerà mai un bell'abito. Ecco, qui eravamo un po' in questa fase qua. C'erano grandi stilisti, un po' nascosti però, capisci? Noi che eravamo un po' più avvezzi un po' al social, un po' alla comunicazione, abbiamo voluto batterci per far sì che questi stilisti venissero fuori, no? Oltre ai grandi tessuti. Quindi è nata Antortona Buona, abbiamo chiamato la Beatrice Brollo per far sì che tutto questo potesse diventare realtà, perché non dimentichiamo che noi siamo imprenditori, ristoratori, chef e maestro di un ristorante, ma non eravamo avvezzi su creare un'associazione e tutto quello che comporta la visibilità di un'associazione, certo, che poi è diventato uno degli eventi sul territorio. E insieme abbiamo creato questa bellissima collaborazione ed è venuta fuori Antortona Buona, che effettivamente ha avuto un successo grandioso, ok, in questo territorio qua. E adesso pian piano, avendo seminato da 2 anni a questa parte, stanno venendo fuori i risultati. Nel senso, questo territorio si sta facendo sempre più con le spalle grosse, stando intorno a sé, come dicevi te, intorno a dei territori come Alba, come il Pavese, che insomma sono già territori comunque di un certo tipo, esatto, già belli preparati, no? E quindi noi abbiamo voluto fare il nostro e donare la nostra esperienza per questo territorio che amiamo tantissimo e che, non dimentichiamo, utilizziamo tantissimo nel nostro ristorante. Perché poi abbiamo certo, noi siamo tanto creativi, ok? Abbiamo avuto tante esperienze per quanto riguarda anche in giro per il mondo, e vogliamo continuare a dare questa curiosità alla nostra clientela, nel senso che non facciamo ricette del territorio, ma utilizziamo il territorio nelle nostre ricette, ok? Questo è una parte fondamentale all'osteria. Stiamo alla nostra proposta di ristorazione, quindi tocchiamo tutto il mondo, ok? Utilizzando però i prodotti del territorio. Un chilometro tortonese avete. Esatto. Anche che chilometro zero che è superato. Esatto, no, è un chilometro tortonese. È superato, come ormai superato. Territorio albese, territorio tortonese. Esatto. Assolutamente. Dove vale? Okay. Oggi sei stato troppo seduto per il tuo target. Esatto. Di lavoro, di attività. Voglio dire, un anno intenso a livello di territorio tortonese, ma anche di conoscenze che avete avuto voi, dalle guide, dalla vincita del Giro d'Onno che ho sentito ed ero assolutamente presente, per altri casi peraltro, perché avevo un legame con l'Ecuador in quel periodo. Pazzesco. Tu avevi un chef era ecuadoregno e avevamo partecipato, che e abbiamo creato questo piatto qua, insomma. Dire che è stupendo, in Sardegna è pazzesca, ma Carloforte veramente effettivamente abbiamo avuto un casino di riconoscimenti, e per fortuna abbiamo avuto anche della comprensione da parte dei critici gastronomici, che ogni volta che venivano da noi si ritrovavano davanti una situazione completamente diversa rispetto al ricordo che avevano prima. Quindi se ci hanno sopportato e ci hanno supportato in questo periodo, ringraziamo veramente tanti. Effettivamente sì, siamo entrati su Guida Espresso, siamo entrati su Identità Golose, ci ha dato riconoscimento di apertura di siamo entrati con la corona radiosa su Gatti Massobrio, in senso cose che non ci aspettavamo
ovviamente sai, sono quelle cose che ti fanno piacere, non ti rendi conto, sì, cioè avevamo l'ottica di incontravamo i bambini, che vedevamo tutto questo come un sogno, come un sogno. Sai, quando tu nominavano per dire che il tavoloso, viceversa l'espresso, tu guardavi questi libricini qua, ancora quando eravamo a Padova 20 anni, cioè c'è un magari, forse un giorno, eccetera, cioè, sai, poi dopodiché si palesa, sì, è vero che poi c'è la maturità, quindi far vedere le cose in maniera un po' più cinica, tra virgolette, sì. Però allo stesso tempo siamo contenti perché ci guardiamo in faccia con la barba, con i piatti, è come se ci guardassimo indietro, eravamo sbarbati, ecco, quindi ci viene da ridere queste volte. Questo percorso poi è ancora talmente tanto lungo il percorso per noi che vabbè, c'è una salita di fronte a noi che hai voglia, coronavirus proprio della serie. Non ce la fate dire a quella. Guarda, mettiti a correre di fianco a noi, anzi, dacci una mano a arrivare in cima, perché la strada è ancora lunga. bello vedere questa positività. E beh, non mi aspettavo una cosa diversa, ci mancherebbe, anche perché voglio, visto che è bellissimo vedere i lavori in coppia, ormai le coppie nei ristoranti sono, diciamo, il made in Italy, il vero made in Italy, di solito o marito o moglie o fratelli o ecco, due fratelli mi piace tanto vederli, soprattutto gemelli, e che in quanto gemelli avete sicuramente un legame particolare. Voglio una dichiarazione d'amore in diretta, nel senso che Alessandro mi dica un punto veramente forte, positivo di Filippo e viceversa. Questa adesso ci critichiamo molto, ci mettiamo sempre molto in autoanalisi noi, no? Quindi cerchiamo sempre di trovare un punto di forza. Autoanalisi ce analizziamo, quindi ci diciamo, siamo naturalmente a darci di forza. No, io devo dire che Filippo mi completa più sulla parte pragmatica dell'attività, in senso, questo lui è molto concreto, è molto coi piedi per terra, e poi ha una scopa di accoglienza che effettivamente ha quella sensibilità, non so, io posso portare gli stessi abiti che porta mio fratello e a me resteranno sempre peggio rispetto a lui. Quindi io, secondo me, lui ha una presenza e quindi rapporta l'utente con la clientela in maniera eccessa, in maniera molto elegante. Perciò io volevo dire Alessandro con la tenacia. La tenacia che comunque sia ci vuole alla base di ogni ristorante, e poi testardo, ci vuole sempre una parte testarda anche, poi insomma è il cuore pulsante, insomma, stiamo parlando della cucina, d'altronde il ristorante, il cameriere, nessuno sarebbe niente se non ci fosse la cucina, serviamo dei cibi, serviamo. Quindi da lì parte tutto. Devo dire che, come vedo anche il cantine del Gavi, non solo, ci sono tante aziende familiari anche che stanno seguendo. Sì, di grande successo, siamo contentissimi. Ma poi guarda, non meno che mai come in questo periodo qua verranno fuori, chi forse ce la farà saranno appunto proprio le imprese familiari, cioè quelle che fanno qualità e a reggere un po' questo brutto colpo, ecco. Certo. Tirato un po' la ciglia in questo modo. Esatto. Noi vogliamo essere in rappresentanza in quella di quelle imprese familiari italiane, no? Con grande estro e con grande spirito di qualità. Giusto. A livello di presentazione di italianità e anche del portone, se vogliamo, dovesse rappresentarlo, il vostro territorio, farlo all'estero perché magari è più forte l'impatto. Come lo rappresentereste? Con un piatto e con un abbinamento? E poi voglio appunto approfondire l'aspetto di questo. Con un piatto questo territorio? Sì. Qua possiamo darne. Hai la scelta di uno, un po' come il girotondo che dovevi creare, sì. Un piatto. Qui guarda, aspetta che adesso mi cogli veramente impreparato. Cosa? Dico, se preferisci scegliere degli ingredienti, poi il piatto lo elaboriamo. Sì, guarda, io qua, noi in questo periodo stiamo utilizzando molto la stagionatura. Sai cosa? Vado un po' contro tendenza. Questo territorio di carni, io ti direi invece il pesce. Noi stiamo qua sviluppando il concetto della stagionatura del pesce, perciò trattare il pesce come trattiamo la carne, ok? Quindi noi è un concetto che stiamo portando avanti, lo stiamo facendo con il romolo, lo stiamo facendo con i branzini, con i polpi, insomma, quello che sta, se
vero, qua c'è molto, si sente molto l'influenza di quello che fa. Esatto. Cioè, il Tortone è un po' una terra di mezzo, no? I genovesi ci chiamano la Genova Alta, per assurdo, no? Noi abbiamo incrociato il polpo con le pesche di Corvedo, la sera di stagione, abbiamo incrociato i gamberi stessi con il tartufo, perché come siamo qua, siamo andati a quello, eccetera. Abbiamo messo veramente in abbinamento talmente tante cose con la parte marittima che c'è solito da divertirsi, basta pensare anche alla quaglia alla Rossini con i vermut di questo territorio, insieme al foie gras, cioè, insomma, facciamo dei mix che... Quindi sì, se proprio devo dirti la verità, di Rollo era un piatto, è lo dog di polpo stagionato, ok? Un bun fatto da noi, con una maionese giapponese, salsa teriyaki, del katsukushi, piemontese però. Quindi, insomma, giochiamo su questa cosa qua. Quindi, anche per quello andamento, l'abbinamento. Vabbè, a me piace molto, beh, come cantina, a me piace Ricci, le sue anfore che fa, orange wine, io vedo che per il nostro tipo di cucina, che ha dei sapori molto intensi, a me piacciono molto, insomma, anche un po' le ossidazioni nel vino, quei leggeri profumi di ossidazioni, ci sono quelle nobili, non dico quelle negative. Non disdegno anche timorassi, anche il metodo classico del timorasso, per esempio il zoppoggio si può fuori con il metodo classico, niente male, ma anche con i fermentati in bottiglia. Secondo me le bollicine piacciono molto, poi ci sono dei timorassi fermentati, tante cose Luca Cane, posso dirlo, abbiamo assaggiato anche del tuo rifermentato vinificato in rosé, che non era niente male. Quindi questo idrocarburo del tipico del timorasso che si fa sentire, si sente un po' bilanciato dalla freschezza appunto della rifermentazione carbonica. Insomma, quindi quelle bottiglie che ancora non sono in uscita, secondo me i vignaioli tengono nascoste perché sono i loro esperimenti. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna venire in questo territorio, andare nelle cantine e bisogna chiedergli il vino che hanno nascosto. Che hanno nascosto. Allora così ci si diverte veramente tanto, perché sono quei vini un po' che secondo me quasi si vergognano a metterne nel mercato, perché, no? Perché sono difficili. Anche Valimite ha fatto, perché conosco un po', cioè, Valimite ha fatto usando la croatina, si chiama proprio vigne vecchie. Queste vigne che sono abbandonate, non usate in Germania, che è la vigna più alta che loro hanno su da loro, è venuto fuori un vino pazzesco. Certo, un anno c'è, l'altro anno non c'è perché non produce abbastanza vino. Insomma, se uno ha il modo di girare, anche il modo di apprendere. Per esempio Ricci ha preso, anche la nostra collega di contrasto, ha preso il suo vino, che anche lei l'ha assaggiato, è rimasta piacevolmente colpita. Insomma, è tutto un territorio da scoprire questo. I timorassi è bello anche mettere in paragone, per esempio è stato più punto di vero, ma l'esempio che hanno fatto poco tempo fa, ed è stato pazzesco perché sono stati messi a confronto tutti i tipologie di timorassi, tutte le varie loro espressioni, insomma, è lo stesso di me. L'Italia è bella anche per questo. Per allora, visto che sono stata cazziata, voi immaginate da chi, per come ho descritto la vostra cucina, mi date una definizione corretta di quello che è la cucina dei Bibis? Beh, la cucina dei Bibis incrocia una convivialità un po' 2.0, perché ad oggi parlare di convivialità è un po' spaventa, no? Quasi. Quindi noi giochiamo su pochi piatti, ok? Piccoli cicchetti, okay, da servire a tavola, quindi non c'è un ordine ben preciso dell'antipasto primo secondo, uno può mangiare e può spiluccare quando... Noi abbiamo voluto mettere sotto la parola fun dining, no? Non fine dining, ma fun dining, divertimento, okay. Divertimento, in senso tu ti puoi creare la tua cena come vuoi. Noi siamo di quella generazione dove arriviamo a casa e ci piace saltare tra dolce, salato, pesce, carne, primo, secondo, incominciare dal dolce, in senso, e noi quello che vogliamo trasmettere è un po' mesciare tutto, in senso, tu ti siedi e divertiti. Quindi ogni volta mi cade, no? A me, io mi ricordo che c'era il McDonald's, no? Che potevi fare quello che vuoi, no? Se ti ricordi, puoi mangiare con le mani, puoi non puoi pulirti con il braccio. Il Willis è tutto questo, tu puoi fare quello che vuoi. Assolutamente, bello questa cosa. Il senso tra i sensi che maggiormente usate rispettivamente nel vostro lavoro, il primo, perché al di là del gusto, ma magari quello, ma in cucina tu Alessandro e tu con il vino, che cos'è che mettetevi nel momento in cui state preparando il piatto e stai degustando, qual è il senso che primeggia?
Guarda, io penso di parlare per tutti e due su questo, ma il senso di responsabilità. Proprio penso, penso che non sia proprio. No, che non è, no, è metafora. No, no, una metafora per dire questo, ma penso che Nadia, tu penso che mi hai percepito anche questo, sarei l'unica, ma che accomuna molto il vino e il cibo, soprattutto in questo momento. Proprio il senso di responsabilità lo devi percepire ad ogni boccone e ad ogni sorso di quel vino che stai e poi si sviluppa oltre anche proprio secondo me al gusto, alla percezione dei profumi, ma si sviluppa poi intorno anche alla tua azienda, no? Tu quando mangi un boccone di qualcosa c'è dietro il food cost, c'è l'impegno che tu hai verso i dipendenti, c'è l'impegno che tu hai verso il personale, quindi è il senso di responsabilità, credo che sia il sesto senso che dovremmo avere tutti aggiungerlo al aggiungerlo facciamo, sì. Facciamo diventare il settimo senso, perché settimo senso, esatto, senso. hai citato proprio una parola chiave, food cost, che e ritorno al delivery, secondo me è un'analisi correttissima da fare, e te lo dico perché vedo tanti giustamente che adesso sono lanciati nel delivery un po' per restare in contatto con certo. I clienti, un po' perché meglio quello che non fare nulla, senza però analizzare veramente il food cost o quanto questo può far guadagnare, perché in fondo la vostra mission è anche poi alla fine far catturato, perché dare da mangiare. Hai citato perfettamente il problema. D'altronde non potevi fare tutto questo, anche questo sì, una delle problematiche che ci siamo scontati è proprio il prezzo, ovvero quando abbiamo fatto un food cost, ho detto porca mia, ma non possiamo, costa più di un piatto al ristorante, logicamente un ricarico, il primo istinto che ti viene fa dobbiamo abbassare, poi dopodiché se abbassiamo non ci stiamo dentro, cioè capisci, e d'altronde bisogna fare pagare le cose il giusto, quindi bisogna capire, ovviamente il guadagno non puoi averlo sul packaging che tu vai a mettere, perché non è lì che devi fare la marginalità per mantenere la struttura, ma va fatto insomma sì, su una cucina più popolare, cioè popolare, in senso, quando il Dani è venuto in ristorante da noi, che ce l'aveva scelto, scusami, che lo metto in carica tutto. Quando il Dani è venuto da noi, che aveva scelto per The Fork, ristorante Award, quest'anno, e lui ci disse una cosa, mi raccomando ragazzi, seguiti la filosofia pop, cioè bisogna capire che la solita menata che si dice tutti i giorni, cioè in senso invece di utilizzare il foie gras forse sarebbe meglio utilizzare il fegato del vitello, ok? Bello, profumato, comunque sempre molto elegante, cioè cercare di trovare quell'alternativa dove si può abbassare leggermente il food cost senza però perdere l'importanza del piatto, ok? E lì sta proprio la bravura dello chef. Ad oggi sappiamo che il packaging ha un costo che influisce sul food cost principale e lo alza, perché lo alza il packaging, eh? In senso, la scatola costa un euro, tu non puoi mettere 3 euro di ricarico, no? Per una scatola di cartone, la scatola a un euro, tu sai che invece dentro quel piatto usi le barbe di frate, le taccole di questo periodo ci sono nel mercato, no? E magari eviti quelle cose che ti alzano più forte. Bisogna giocare su questa cosa qua, cioè cercare il cliente di non abituarsi sempre alle solite cose che può trovare un popolare, dare un po' di esclusività. Okay. Certo che noi ovviamente il tortonese o il trasporto, non facciamo pagare, poi se andiamo extra Tortona, quindi la parliamo di mezz'ora di viaggio, da del torno 20 minuti, ovviamente noi chiediamo non la spesa ma un minimo d'ordine. Ripeto, e lo dico col cuore in mano, Nadia, questa cosa qua, perché è giusto che anche tutti quanti capiscono questo, perché per noi è del tempo, quindi sono delle spese che ci mettiamo all'interno appunto del viaggio, normali, quindi tante persone che fanno delivery vanno a chiedere questo, ecco. Ma certo, no, ma è chiaro, anche perché finora il delivery classico, quello che parlo della pizzeria di chi funzionava col delivery, e funziona perché lo sappiamo come vengono sfruttati o come vengono utilizzati, certo, i ragazzi che fanno trasporti, però non si può lavorare ovviamente in questo modo, soprattutto ad un certo livello, quindi giustamente chi acquista e chi prende un piatto in delivery in un ristorante di un certo livello sa a che cosa va incontro, ma certo, è giusto che sia così, voglio dire, anche secondo noi è giustissimo, la qualità si paga ed è giusto pagare, ma non perché è lucro, perché è rispetto, è rispetto verso del la materia lavoro. Prima e rispetto del lavoro di tutte le persone di tutta la catena che fanno far sì che
quel prodotto arrivi in dentro casa tua. Tu pensa che costi puoi avere dal fornitore, dal contadino, fin dentro casa tua. Cioè questo processo è giusto che abbia un costo. Questa comodità è giusto che lo abbia. Certo. E hai prima citato il Dani, ma tra i personaggi, voi vabbè, li frequentate, li conoscete, c'è qualche personaggio di ambito cucina che al di fuori che vorreste avere al vostro ristorante come ospite? Vale anche il Papa, cioè nel senso non... Sì, no, guarda, noi troviamo a me a, personalmente come chef, trovo grande ammirazione verso Mattias Perdomo, dico la verità. Mi diverte, lo trovo molto estroso e lo trovo molto onesto, cioè non so come dire, poi non l'ho mai, solo che siamo andati da lui, l'abbiamo conosciuto, siamo andati a cena da lui, però mi farebbe piacere perché lo trovo anche un grande imprenditore. Non meno di qualche giorno fa ho letto un articolo che lui aprirà 4 locali a Milano, quindi insomma in questo momento storico, quindi noi essendo che siamo un po' dello stesso filone, che anche noi vorremmo aprire altri 3 locali, abbiamo un progetto altri 3 locali, quindi insomma troviamo grande ammirazione nei suoi confronti, insomma. Ma sì, lui, ma io invece ti direi un po', adesso penso, magari adesso ci sarà più tempo, ma tutti quei colleghi purtroppo che lavorano e viceversa anche vicemente nei loro panni, che purtroppo non possiamo mai avere i nostri ospiti, perché cavolo, facendo lo stesso lavoro non puoi mai avere un interscambio diretto, quindi fai te da loro, ma è difficile che loro vengano da te perché ovviamente stanno lavorando, tutti li metterei io, seduti al tavolo dell'osteria. Certo, adesso vi lancio, poi sentivo qualcuno che urlava di là, ve lo voglio presentare, anche perché ve lo manderò in stage, ve l'ho detto, ma vi do una delle mie domande solite che lancio la palla e la do all'intervistato. Dopo tutte le interviste che avete fatto, una domanda che non vi è stata fatta e che avreste voluto ricevere, pensateci 2 secondi e arrivo. Certo. Daniele? Una bella domanda. Proponetela magari. Eccoci qui, eccomi qua. Questa allora. È una bella domanda questa. Ma io non so, ti dico la verità. Io non so più rispondere, sai. Posso fartela forse quando siamo al ristorante, che spesso vengono fatte delle domande, ma nelle interviste, tutte le interviste che abbiamo fatto, devo dire che abbiamo. Ho fatto una live l'altro giorno su queste interviste. Io dico sempre ad Alessandro, guarda che culo che abbiamo, la parola, a vedere un sacco di ricette che forse mai avremmo potuto vedere o mai avremmo potuto rubare, perché in tante persone si stanno esponendo anche, quanti insegnamenti stiamo prendendo e viceversa anche da chi ci sta intervistando. Quindi devo dire che le domande io. No, okay, siamo abbastanza complete, devo dire la verità. No, perché c'è qualcuno che magari dice vorrei raccontare questo. No, abbiamo avuto la fortuna di, guarda, a noi apprezziamo quando ci fanno le domande, non tanto del nostro privato, ma quando ci fanno le domande sul nostro mestiere, quando ce ne fanno siamo ben contenti di poterle raccontare, ci reputiamo già fortunati di essere intervistati, tra virgolette, di essere chiamati in causa per dire la nostra, quindi questo è già un successo, già per noi il fatto di poter parlare il nostro punto di vista, che essere ascoltati e visto anche da 2 persone, per noi è già importantissimo, guarda, dico già, non ci serve nient'altro, ecco. Bene, allora io sono soddisfatta e anche quasi contenta, perché dopo appunto le 2 ore di chiacchierata che avete fatto oggi in un'altra intervista, temevo che fosse con la gola secca, quindi mi sono assolutamente contenta. Vi ringrazio, vi abbraccio. Grazie a te, Nadia. Spero di vedervi. Grazie ancora. Presto dal vivo di sicuro e speriamo di vederci presto anche in osteria o in altra parte. Anche perché sono curiosa di sapere le novità che avete nel piatto. Volentieri, certo, assolutamente sì, ti aspettiamo prestissimissimo, aspettiamo tutti quanti, grazie che ci ha sentito quest'oggi. Un abbraccio grande. Grazie, ciao.